Ebbene sì, Undina is back. Mamma mia Undina, quanto mi mancava! È stranissimo montare in sella dopo aver guidato l'altra per non so quanti mesi, no? Cos'è, un mese? Comunque, ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Siamo in sella la mia bellissima Undina. Undina is back, perché stamattina ho iniziato le mie bellissime ferie e quindi ho detto immediatamente prendiamo l'Undina per vedere se c'è ancora, più che altro perché ho detto Dio buono. È da un po', sono tipo due mesetti che non la mettevo in moto. Poi tra una roba e l'altra sono anche andato in ferie, quindi non l'ho più usata. Però come vedete qui l'Undina c'è ancora. Mio Dio. Comunque ho fatto anche questo video molto semplice e veloce per dirvi anche, per rispondere a una domanda. Ma guarda come va. Per rispondere anche a una domanda che mi fate nei commenti. Dico sempre che uscirà il video, infatti il video eccolo qua. Madonna come spinge e come suona, e la domanda è: il CR che fine farà? Il CR lo vendi? Allora, il CR come vedete ce l'ho ancora, è assicurato fino a marzo 2020. Non posso sospendere l'assicurazione perché quella volta non l'ho fatto con la sospensione. Vabbè, insomma, comunque però è attiva fino a marzo 2020. Quindi io comunque ogni tanto posso farmi un giretto. Anche rapporti corti che ha rispetto all'altra, porca, on off che non c'è minimamente. Aia, mi sto macinando la scarpa. Comunque sì, la moto non la vendo, l'intenzione era quella di darla a mio fratello quando avrà 16 anni, quindi tra un paio d'anni. Nel frattempo fino a marzo andrò in giro a farmi qualche giretto. Quest'inverno la circolazione del K la fermerò, novembre insomma, quando verrà freddo. E per il resto l'intenzione era quella di fare da farla enduro, quindi buttarci su le gomme tassellate, rapporti, accorciarli, cioè accorciare i rapporti, indurire le sospensioni, ciò, fare tutto quello che ne deriva. Però veramente ragazzi, abituato adesso a quella moto là, questa qua la butti giù che è una meraviglia, porca. Tra l'altra che voi dopo polmoni va buttata basso. Ah, mi sa che ho finito la benzina. Eh sì, l'ho lasciata in riserva quando l'ho messa via. Che vuoi una barca di skate? Perché più o meno, facendo un calcolo veloce, ci vorrebbero più o meno un millino per prendere tutto. Perché non sei schizza bottone, compri le gomme, ciao. Le gomme, i cerchi, catena, pignone, porcate varie, impianto frenante, vi fora più o meno un millino. Che non voglio spendere skate. Ci potrei fare così. Intanto fino a marzo vado a farmi i miei giri tranquilli, ogni tanto tanto per accendere, vedere se si accende ancora. Che al primo colpo si è accesa, non ho registrato perché ero veramente casato ad accenderla. Ma guarda che agile che è, madonna santa. Però vi giuro che al primo colpo si è accesa. Quindi andiamo avanti fino a marzo con l'assicurazione, e poi a marzo decideremo cosa farne per l'inverno e per l'altro anno e mezzo che potrò tenerla, appunto, prima di darla a mio fratello. Avete risposto a questa domanda, gentilmente non venite più a dire nei commenti cosa ne farà il CR, perché mi sono rotto il cazzo di rispondere. Grazie. A parte che non so neanche quando uscirà questo video, che molto probabilmente uscirà a ottobre, mi sa di sì, perché io lo sto registrando che è il 4 settembre 2019. Sono appena andato in ferie e ho altri 2-3 video preregistrati. Ah, qua beh, striche, vende, vabbè, un vino che dà i regalini. E quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like, un commento e di iscrivervi al mio canale. Per aggiornati nei prossimi episodi. Ciao a tutti e alla prossima. Ta-da! Stasera non arrivo in ritardo. Ho fatto un fumegamento qua che neanche Gesù Cristo.